individuato. Non sparate! Non sparate! Fine dello shopping. Non ho niente da nascondere io. Ho ammazzato quelle troie e ne sono fiero. È stato un atto di giustizia. Sì, va bene. Questo ce l'ha già detto. Procediamo. Dottor Colonna. Riconosce? Linda, una vera puttana, che volete sapere? Tutto. L'ho strangolata, ma anche questo lo sapete già, no? E come hai fatto a portare il corpo nel bosco? Con la macchina. Pesava un quintale. A noi non risulta che lei sia in possesso di nessuna macchina. Ne ho rubata una per l'occasione. Queste? Doriana, ho letto sui giornali che non avete trovato l'arma del delitto. Un vero peccato. Ho usato un tagliacarte d'argento, un bellissimo oggetto. Era tu? L'ho trovato a casa di Doriana. Andiamo avanti. Morena, una bellissima donna. Con lei invece ho fatto un bel fuocherello, come quando Pinocchio s'addormenta davanti al camino e si brucia i piedini, avete presente, no? Bella Lvovna, però, Svetlana, non sei riuscita a fartela. Bastardo. No. Però magari tu forse hai una bella mogliettina o magari una figlia che aspetta soltanto che il lupo cattivo le metta le mani addosso. Ma non ti posso sentire stronzo. Forse non hai ancora capito che sei nella merda fino al collo. Non puoi permetterti di minacciare più nessuno. Hai capito? Nessuno! Avanti, mi colpisca, mi dia un pugno. Il mio avvocato ne sarà felice. Avanti! Perché copre la puzza. E loro puzzavano di paura. E quella musica? Mi piace, a lei no? Beh, de gustibus non disputandum est. Perché proprio queste donne? Erano loro che sceglievano me. E come decideva il modo di ucciderle? Me lo ordinavano le voci. Quali voci? Le voci dei giusti. Dovevo punirle. Per quali colpe? Lungi da me i malvagi. Sostienimi, secondo la tua promessa io vivrò. Reggimi e sarò salvo. Tu reputi scoria tutti gli empi della terra. Perciò io amo i tuoi insegnamenti. Praticai la giustizia e il diritto. Non abbandonarmi a chi mi opprime. Hai finito. Stiamo solo perdendo tempo. Guarda che lui non è Dio. È soltanto un assassino. Ma di chi stai parlando? Lo sai benissimo. Lo sai quello che penso? Che lui sia per te il padre che tu non hai mai conosciuto. Io so bene che tu saresti disposto a passare la vita in carcere per lui. Lo sì. So. Tu non sai proprio niente. Beh, guarda che io so molto più di quello che tu immagini. Per esempio so che queste fotografie te le ha date lui. So che tu lo conosci
E so anche che lui adesso ha molta paura. Oggi ti sei sentito solo di nuovo, Ti sei sentito solo come da bambino, quando quel tizio ha ucciso tua madre, te lo ricordi? La polizia ti cerca, non sai dove andare, e poi decidi di chiamarlo. E lui è comprensivo, ti tranquillizza. E poi ti dà un appuntamento al centro commerciale. Il centro commerciale? Ma perché si è ficcato in una trappola così da solo? La polizia lo stava cercando, poteva scappare, mi sono chiesto. E poi ho capito. Era un appuntamento con lui. Ma sei stato molto fortunato che t'abbiamo trovato prima noi. Il figlio dei fiori ti avrebbe ucciso. E lo sai perché? Perché tu sai chi è. Ah, sì, E dobbiamo anche stare molto ad ascoltare queste stronzate ancora? Io ho fame! Pensaci bene. Tu l'hai chiamato soltanto per aiutarti. E lui invece ha subito tentato di liberarsi di te. No, no, no. Non è un uomo che merita il tuo sacrificio, la tua protezione. Ma lo so che prima o poi me lo dirai chi è. Poliziotto? Tu sei fuori strada. E lo sai perché? Perché il figlio dei fiori sono io.